In Palestina, in queste settimane, Israele ha ammazzato anche 35 giornalisti, 35 persone che facevano il loro lavoro. In questa piazza ci sono dei giornalisti. Io non ho sentito nessun giornalista in questo paese denunciare l'omicidio di 46 giornalisti in Palestina. Non ho mai sentito una voce. Israele non sta facendo entrare un giornalista nella striscia di Gaza. Schieratevi a favore degli oppressi e dei vostri colleghi ammazzati, colleghi a cui hanno sterminato le famiglie. Ieri Israele ha bombardato un convoglio di 30 ambulanze, ha ammazzato decine di persone, ha bombardato una scuola. Giorgio Meloni li chiamerebbe effetti collaterali. Non sono effetti collaterali e non è nemmeno frutto di un errore. Questi morti, bambini, donne, uomini, palestinesi, sono ammazzati da Israele perché Israele ha un obiettivo chiaro. Era scritto nero su bianco in un documento del 13 ottobre. L'obiettivo di Israele è radere al suolo Gaza, costringere i palestinesi a fuggire in Egitto, costruire lì delle tende per il popolo palestinese e occupare tutta Gaza. Questo si chiama genocidio ai fini di una pulizia etnica della Palestina. È quello che ci dicono i palestinesi. È una cosa che ci dobbiamo mettere bene in testa pure noi. Nel 1948 il nostro popolo è stato costretto ad andare via dalle loro case. E gli israeliani hanno occupato terra palestinese e case palestinesi. Non faremo lo stesso errore. Rimarremo a Gaza anche sotto le bombe. E quando i giornalisti e i politici di casa nostra chiedono: ma perché non evacuano? Perché non vanno altrove? Le domande sarebbero: uno, perché devono andare via dalle loro case? Chi deve andare via dalla terra palestinese? Sono gli israeliani. Serve che il ministro Tajani e il governo Meloni non dicano: cari israeliani, combattate, però con un po' di moderazione. Fate attenzione, non potete ammazzare 4.000 bambini, magari 3.000, 2.000, non così tanti. Il nostro governo dovrebbe dire una sola cosa: Israele deve mettere fine all'occupazione della Palestina. La Palestina deve essere libera, il popolo palestinese deve liberarsi. Qui non si deve parlare solo di pace, quella che è in gioco è la liberazione del popolo palestinese, e la lotta del popolo palestinese è assolutamente legittima contro una potenza coloniale e occupante che utilizza genocidio e pulizia etnica per sterminare il popolo palestinese. Le piazze di tutto il mondo, perché oggi 4 novembre non siamo solo qui a Roma in Italia, siamo in tutto il mondo, palestinesi e anche noi che siamo solidali col popolo palestinese e che lo saremo sempre. Noi siamo in piazza per dire fine dell'occupazione, cessate il fuoco immediato, basta colonialismo, basta imperialismo occidentale, viva il popolo palestinese, viva la lotta del popolo palestinese, Palestina libera! Come arriva il giudice, Palestine will be free!